Smart working. In quanti ci si è trovati a farlo recentemente? Questo è un fenomeno che si sta diffondendo nelle aziende italiane, spinto soprattutto dalla situazione in cui ci siamo trovati negli ultimi mesi, e ha aperto interessanti prospettive per una sua diffusione in futuro. Questo diverso modo di vivere il lavoro nasce da una nuova filosofia manageriale e aziendale, fondata sulla restituzione alle persone di flessibilità e autonomia a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati. Ovviamente è un modello organizzativo che prevede di ripensare metodi e processi aziendali, ma anche il lavoratore che ne è coinvolto e che ne scopre grandi benefici nella vita privata dovrebbe preoccuparsi di ritagliare lo spazio giusto in casa, perché non ci siano ripercussioni nella sua vita e nel suo benessere. Una postazione di lavoro ergonomica e funzionale ci permetterà di lavorare meglio, di essere più efficienti e di vivere la nostra casa più serenamente. Ma come fare allora per creare in casa nostra uno spazio per svolgere il nostro lavoro in maniera comoda, funzionale ed efficiente? Lo scopriamo nel video di oggi. Ciao e bentornato nella mia casa e in questo momento anche il luogo in cui sto lavorando per te e per la mia passione. Sono Mattia e mi occupo di interior design per la casa. Se sei un nuovo iscritto, benvenuto. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella delle notifiche per essere sempre avvisato quando uscirà un nuovo video. Oggi parleremo di interior design in funzione dello smart working. Prima di pensare a come sarà, è importante trovare lo spazio giusto per il nostro ufficio in casa. E, visto che pochi hanno a disposizione una stanza in più, il primo passo sarà quello di pensare alle nostre esigenze legate al lavoro e al modo in cui lo svolgiamo, per capire che cosa ci servirà per essere davvero comodi. In linea di massima, questa postazione la si potrebbe creare in quasi tutte le stanze di casa. La più gettonata è la zona giorno, perché normalmente è uno spazio un po' più ampio e ben illuminato. Ma non è detto che sia lo spazio giusto per te. Magari sei una persona a cui piace lavorare di sera, ma qualcuno che vive con te in quel momento vorrebbe guardare la televisione. Allora forse potrebbe essere più azzeccato per te ricavare questo spazio in camera da letto o in un altro ambiente della casa. Come ti invito a fare sempre, pensa a te e alle tue esigenze in casa tua e immaginati nel nuovo spazio per capire esattamente ciò di cui hai bisogno. Non ti preoccupare se in casa hai poco spazio. Probabilmente basterà riorganizzare un po' la disposizione dei mobili. Soluzioni furbe e salva spazio sono quelle che sfruttano le nicchie, gli angoli oppure pareti libere non utilizzate. Per una postazione di lavoro ottimale, tieni in mente questi 5 consigli. La luce è uno degli elementi più importanti quando si lavora. Bisognerebbe assicurarsi una buona illuminazione naturale ed una altrettanto buona artificiale. Per questo motivo, la posizione migliore per una scrivania è proprio accanto a una finestra. Ti sconsiglio però di posizionarla esattamente di fronte a questa, in quanto rischieresti una troppa illuminazione e pertanto potrebbe risultare fastidioso per gli occhi. Se invece la luce arriva da dietro, allora ci faremo continuamente ombra, oppure lo schermo del PC avrà un costante riflesso che ci darà fastidio. La luce dovrebbe preferibilmente arrivare dal lato. Per quanto riguarda quella artificiale, ti consiglio di scegliere una lampada con temperatura di colore di 4000 gradi Kelvin. Essendo questo un luogo in cui devi lavorare e il tuo occhio deve quindi essere rilassato, ma non troppo. Guarda il video che ho fatto sulla luce per capire meglio. Se invece preferisci una luce calda a quella neutra, fai come faccio io e prendi una lampadina che abbia 3000 gradi Kelvin come temperatura di colore. Sarà un po' più calda, ma comunque estremamente funzionale. Se da un lato dovresti cercare di avere sempre comodo ciò che ti serve per lavorare senza doverti alzare per forza, dall'altro dovrebbe esserci abbastanza spazio per muoverti comodamente, allungare le gambe e alzarsi facilmente. Inoltre, una disposizione ottimale della scrivania è quella che ti permette di alzare semplicemente lo sguardo per guardare lontano.
I nostri occhi infatti si affaticano facilmente se guardano spesso un punto troppo vicino e non li alleniamo mai a cambiare profondità. Usare il colore ti permetterà di definire la zona lavoro anche visivamente. Da un lato ne darà dei confini e dall'altro, se fatto in armonia, ti aiuterà a fonderlo con la stanza in cui si trova. Puoi decidere di dipingere la nicchia in cui è sistemata la tua scrivania o la porzione di muro coinvolta se questa è appoggiata su una parete. Potresti dipingere entrambe le pareti se la scrivania è in un angolo e, se ti piace, continuare con il colore anche sul pavimento. Se vuoi usare il colore ma non sai quale scegliere per abbinarlo agli altri colori di casa tua, guarda il video che ho fatto sull'argomento. Considera inoltre che i colori freddi favoriscono la concentrazione, perché diversamente dai colori caldi tendono a catturare e a trattenere l'energia invece di rilasciarla. Come sempre ti consiglio di preferire dei colori tendenti al neutro o comunque mai troppo aggressivi. I colori secondo me più adatti per una zona di lavoro sono le gradazioni chiare di azzurro o di blu, oppure di verde o grigio. Se ti piacciono davvero tanto i colori caldi e non puoi farne a meno, allora un giallo o un arancione andranno bene, purché sbiancati e quindi denaturati della loro componente calda. Per favorire la comodità del tuo spazio di lavoro, devi considerare delle misure che ti permettano di vivere in maniera comoda e funzionale lo spazio e di mantenere sempre una posizione corretta, che non influisca quindi in modo sbagliato sul tuo corpo. Per questo motivo, la misura ideale della scrivania dovrebbe essere di 80 x 160 cm ed un'altezza del piano di lavoro di 74 cm. Questa è ovviamente una misura standard e potrebbe variare in base alla nostra altezza. Sarebbe pertanto preferibile prevedere una comoda sedia regolabile, in modo da poter personalizzare la posizione. Considera che seduto alla scrivania i piedi dovrebbero essere ben poggiati per terra, gomiti e avambracci dovrebbero poggiare bene sul piano di lavoro, la schiena dovrebbe essere ben dritta e le spalle rilassate, e il monitor deve avere la giusta distanza dagli occhi. Lo so, per molti questo aspetto è davvero difficile, ma se il tuo spazio di lavoro è ordinato, anche la tua mente lo sarà, e così anche il tuo approccio al lavoro che devi svolgere. Tieni sul piano di lavoro solo ciò che davvero ti serve e utilizza degli organizer per raccogliere in modo ordinato tutte le tue cose, senza lasciarle sparse sulla scrivania. Considera inoltre che per non avere dei cavi vaganti sarebbe bene avere una o più prese elettriche comode alla scrivania. Non è facile tenere in considerazione questi aspetti e cercare di utilizzarli tutti quanti contemporaneamente. Proprio per questo motivo, e anche perché magari ci siamo trovati improvvisamente in questa situazione di smart working, ci si trova ad adibire il tavolo da pranzo come un ufficio. Questo non va bene per due semplici motivi. Il primo è che la funzione di un tavolo è un'altra, e proprio per questa è stato progettato, nelle misure, nella posizione in casa e nell'illuminazione a cui è soggetto. Il secondo motivo è invece legato alla nostra vita in casa. Quando iniziamo a lavorare dobbiamo poterlo fare in maniera veloce e avendo a disposizione tutto ciò che ci serve, mentre quando avremo finito o dovremo pranzare non possiamo ogni volta dover spostare tutto. Per lasciare quindi il lavoro al lavoro e poter godere delle gioie di casa una volta che avrai finito, devi poter chiudere la porta dell'ufficio, anche metaforicamente, e tornare a casa tua. Se hai una casa piccola e davvero ti sembra di non riuscire a trovare uno spazio adatto, allora considera queste due idee. Il metodo più semplice e anche economico è quello di attaccare una bella mensola al muro. Il vantaggio è che le dimensioni sono personalizzabili e discrete, perciò la scrivania rimane modesta e non invade troppo lo spazio. D'altro canto però il risultato potrebbe non essere il massimo e dare l'idea di un fai da te. Però se scegli il materiale giusto per il piano e magari dei reggimensola che siano abbinati al tuo stile, allora sono sicuro che riuscirai a conferire comunque un aspetto assai gradevole. Un'altra opzione per spazi davvero ridotti è quella di appendere un tavolo o una mensola ribaltabili. Anche in questo caso il vantaggio principale è l'ingombro minimo. Inoltre potrai facilmente chiudere la postazione di lavoro e nascondere tutto velocemente. Tuttavia lo spazio che avrai a disposizione sarà davvero poco e farai fatica a muoverti comodamente. In questi casi inoltre la sedia è di solito quella del tavolo da pranzo,
e non ce n'è una specifica. Questa soluzione perciò è consigliata solo se il lavoro che farai è limitato e non prolungato nel tempo. Spero che i miei consigli possano esserti utili. Fammi sapere se è così nei commenti sotto al video e scrivimi anche come ti trovi con lo smart working, se lo stai facendo, oppure come pensi di progettare il tuo angolo studio in casa. Ti auguro davvero una splendida giornata e non vedo l'ora di rivederti la prossima settimana. Ciao!